l'ultima giornata interamente dedicata alla Rebirth Challenge. Siamo quasi giunte alla fine attraversando un percorso molto bello, molto ricco, che è partito dalla riscoperta delle vostre emozioni interiori, con l'appuntamento di domenica, con una fase di reset mentale, fisico. Nella giornata di lunedì abbiamo scoperto le proprietà dell'alimentazione detox, quindi la sostanziale differenza tra mangiare e realmente nutrire il nostro corpo. Ieri vi ho viste super presenti, super attive, con un workout interamente dedicato a riattivare, risvegliare il metabolismo. Quindi è stata una giornata un po' di boost, no? Di quello che noi abbiamo creato nelle giornate precedenti. E poi è arrivata la giornata di oggi, la quarta giornata, day 4, dove noi andiamo a creare un empowerment del vostro mindset. Due parole che sembrano complicate, con non molto senso, e questa sera chiariremo esattamente di che cosa stiamo parlando. Vi lascio entrare, ragazze. Il mindset è un aspetto fondamentale. Mi piace descrivere il mindset un po' come il motore di una macchina. Quindi, quando una superdonna mi contatta e mi dice: Alice, io voglio fare questo workout, voglio ottenere questo tipo di fisico, è un po' come se mi stesse parlando di dire: ho questa macchina, voglio che abbia questa carrozzeria, questo bel colore, che sia bella splendente, che sia bella pulita, e voglio che possa essere performante per fare tot chilometri. Però se ci pensate, se questa macchina non ha il motore, quindi la forza di andare avanti, non gli serve assolutamente nulla avere un bel colore, essere bella pulita, luminosa, e allo stesso modo non le serve assolutamente nulla essere in grado di percorrere un tot di chilometri, perché senza motore non ne sarebbe capace. Ecco, questo è il significato del mindset, ragazze, il motore. Ecco perché la diretta di questa sera la chiamo come diretta regina di tutto quello che abbiamo impostato insieme, ovvero dare forza, impeto, struttura a quello che abbiamo imbastito nei giorni precedenti, perché non c'è piano alimentare che tenga, piano d'allenamento che tenga, se tutto questo non è sorretto da una mente positiva, da una mente orientata verso il successo. Ecco perché tengo tantissimo alla diretta di questa sera, che proprio vuole essere una fase di reset del mindset. Quindi, tramite 10 step, ragazze, tenetevi pronte, questa sera sono pronta a fare un reset della vostra mentalità. Naturalmente non in senso negativo, non vogliamo togliere i ricordi, non vogliamo togliere la vostra personalità, vogliamo semplicemente orientare la vostra mente sulla base della sua specificità, perché siamo tutti diversi, abbiamo un vissuto diverso, orientarla al successo, orientarla ad essere resiliente, orientarla ad avere una mentalità che porta ad accogliere le opportunità della vita, ad essere sempre più sicure, avere sempre più autostima. Questo è l'obiettivo di questa sera, quindi voglio che questa live, questa sera, vi lascio un po' diverse, un po' come le giornate precedenti, ma questa, ragazze, è la live regina, la live che vuole dare impeto, motore alla vostra mente e aiutarvi ad iniziare definitivamente un nuovo percorso. Se siete pronte, ragazze, fatemelo sapere in chat se siete pronte. Grandi ragazze, ciao Maria Luisa, benvenuta, bene, bene, bene. Grandi ragazze, benissimo, allora se volete accendere la telecamera è ancora più bello, ci vediamo, non vi preoccupate se state facendo altro, perché a me fa piacere accompagnarvi appunto con la mia voce. Ciao Eugenia, che meraviglia, per una splendida bimba, ciao! Ecco, che bello vedervi ragazze, siete fantastiche, benissimo. Allora, se siete pronte ragazze, vado in condivisione dello schermo, perché anche questa sera ho preparato un po' di materiale per voi che naturalmente vi rimane. Ok, quindi non vi lascio senza nulla, assolutamente, senza spoilerare le live successive, ok? Andiamo in presentazione. Benissimo, presentazione, ci siamo. Ok, fantastico ragazze. Allora, partiamo con questa diretta interamente dedicata alla riprogrammazione del mindset. Andiamo a capire cosa significa innanzitutto riprogrammare il mindset, perché detto così può fare anche un po' paura, no? Sembra quasi descrivere la nostra mente come una macchina, e in realtà è un po' più lungimirante la visione di questa diretta rispetto a questo. Step numero uno, chiarire definitivamente quello che si desidera e si conosce. Quante volte vi è capitato nella vita di avere quel livello di insoddisfazione nel dire: ma non mi piace quello che sto facendo e dopo tutto non mi piace tanto la persona che sono. Però poi se vi sedete e vi chiedete: cosa voglio realmente? Non lo sapete nemmeno. Una delle credenziali fondamentali
per raggiungere un livello di felicità, soddisfazione, di benessere è proprio sapere dove si vuole andare. E anche qui mi piace riprendere la metafora della macchina. È bello iniziare un viaggio, ma se non so il mio punto d'arrivo, rischio di disperdere le mie energie tra una strada, tra l'altra, tra un panorama e l'altro. Il percorso è bellissimo, ma poi non si arriva da nessuna parte, si consuma un sacco di benzina senza poi fare un investimento focalizzato su dove si vuole arrivare. Quindi gli esercizi di mindset, tra cui vi proporrò alcuni questa sera, vogliono proprio darvi degli strumenti pratici per capire che cosa realmente volete, quindi qual è il vostro istinto, quali sono le cose naturali e quindi quali sono quelle che si dicono alla vostra personalità. Altro aspetto legato appunto al riprogrammare la mente è ritrovare la motivazione e il focus. Quindi se vi trovate in un momento della vita in cui avete degli obiettivi, quindi magari avete superato il punto 1, ma non siete in grado di essere costanti, quindi continuate a procrastinare, continuate a rimandare quelle che poi sono le attività determinanti che vi fanno ottenere risultati. Quante volte, ragazze, scrivetemelo qua in chat, vi è capitato di iniziare un percorso di fitness, dato che stiamo parlando di fitness, mi piace prendere questo esempio, e mollare. Quindi fare 1 o 2 giorni in cui sgarrate e poi questo vi porta indirettamente a un circolo vizioso negativo in cui dico sì, vabbè, ho sgarrato, lo rifaccio domani. Domani anzi non mi alleno neanche perché tanto è andata e poi rimando lunedì l'inizio della dieta che non inizia mai, ok? Quindi questo è causato principalmente da una mancanza di motivazione e focus. Quindi qual è il problema? Siamo noi pigre? No. Nessuno è pigro, ragazze, non mi piace la parola pigro, non mi piace l'aggettivo pigro, è semplicemente un'assenza di focus e il focus non è che ci viene innato, ragazze, va bene, ci sono delle persone che sono più portate a rimanere focalizzate, ma in linea di massima sono persone, quelle che rimangono estremamente focalizzate, che hanno già in mano, le chiavi in mano di esercizi di mindset, una mentalità orientata al focus, alla determinazione. Ci sono dei veri e propri esercizi, ragazzi, per fare una ginnastica mentale. Quindi, quando parliamo di mindset, non vuol dire sono nata così, questo è il mio carattere, questa è la mia mentalità. No, sbagliatissimo. Come noi rimodelliamo il nostro corpo, possiamo rimodellare la nostra mente. E questo vi apre gli orizzonti proprio di quello che è il panorama del fitness olistico, che una volta per tutte con questa diretta capite che non è solo rimodellamento corporeo, è rimodellamento anche mentale, quindi una vera e propria trasformazione di corpo e mente, naturalmente all'unisono, ok? Altro punto, riconquistare energia e presenza mentale, quindi riuscire a ritrovare quell'energia che ci parte da dentro, che ci porta a ottenere tutti gli obiettivi che noi desideriamo. Cambiare positivamente come viviamo gli eventi. Il mindset, e adesso lo vedremo cos'è, non è altro che un filtro della realtà. Nella misura in cui noi impariamo a cambiare il filtro con cui osserviamo gli eventi, li percepiamo in modo diverso, li viviamo in modo diverso e quindi le nostre conseguenze psicologiche sono totalmente diverse. Quindi c'è un metodo per poter cambiare la nostra visione dei fatti in senso positivo. Ritrovare quindi serenità, equilibrio e forza. Altro punto che a me piace tantissimo. Diventare un magnete per gli altri e per quello che noi vogliamo conquistare. Dal momento in cui la nostra energia è positiva, è orientata al successo, credetemi ragazze che vi pioveranno addosso i successi, le conquiste, le vittorie. Vi è mai capitato di vedere quelle persone che hanno tutto nella vita, sembra che gli vada tutto sempre bene, che siano sempre eternamente fortunate. E in realtà no, capiremo questa sera che non è essere fortunati, ma vibrare, avere un determinato pensiero positivo che porta indirettamente ad avere successo in ogni ambito della vita. E non solo, essere un magnete per gli altri, avere quel carisma unico in un'atmosfera che tendenzialmente offre solo persone tristi, demotivate, e quindi essere vero una rarità all'interno di gruppi di persone e quindi attirare a voi tantissime persone. Ultimo punto, non tornare più indietro, quindi avere gli strumenti non solo per dire oggi cambio, ma se mi capita la giornata no, ritorno a ripensare come facevo un mese fa, ho gli strumenti per dire ok, fermo un attimo, ritorno risintonizzata sulla frequenza giusta, ritorno a riprendere il mindset che Alice mi ha aiutato a costruire, ok? Quindi questi sono i nostri principali obiettivi. La diretta di questa sera è suddivisa in 2 parti, un'introduzione brevissima in cui vi dico che cos'è il mindset, perché se non capiamo che cos'è è inutile allenarlo, e poi abbiamo i 10 step in cui vi invito con carta e penna, se volete potete screenshottare lo schermo,
Poi le slide vi rimangono e alcune vi dico quali stamparle, perché vi è comodo, secondo me a scopo didattico, avere delle slide stampate per poterle riguardare, anche perché il mindset, come l'allenamento, è un esercizio. Quindi non possiamo pensare di dire faccio una riflessione questa sera con Alice e domani ho una mentalità vincente. Ci vuole esercizio, ok? Quindi vi mostrerò quali esercizi fare. A me mi hanno cambiato letteralmente la vita e durante questa diretta avrò il piacere di svelarvi alcuni aneddoti in cui questi esercizi sono stati per me determinanti. È proprio alla luce di queste esperienze empiricamente vissute che ho detto, mamma mia, il mindset, gli esercizi di mindset possono trasformare una persona e vi racconterò quali sono. Quindi oggi vedremo come cambiare la vostra vita in meglio, in senso positivo, e in sintesi vedremo come attivare quei meccanismi che vi portano ad annientare i pensieri depotenzianti, quindi tutti quei pensieri che ci arrivano alla testolina spesso e alzate la mano, scrivete se vi capita, dove per esempio pensiamo no, non sono all'altezza, no, ma la mia vita ormai è così, non ne esco più. No, 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 ma questo risultato non fa per me, non sono fatta così. Ah no, ma figurati, non riuscirò mai a ottenere quel tipo di risultato. Tutti questi pensieri depotenzianti, come poterli sostituire con pensieri realmente sentiti dentro, quindi non solo una sostituzione di parole, ma una sostituzione di sentimenti, quindi pensieri motivanti, potenzianti, che ci portano ogni giorno ad essere una migliore versione di noi stesse. E partiamo quindi dal primo punto. Cos'è il mindset? Ragazze, secondo voi, cambio slide, se no avete già lo spoiler, cos'è per voi il mindset? Fatemelo un po' sapere, cosa pensate che sia il mindset secondo voi? Quali sono i benefici di un mindset che funziona correttamente, sintonizzato con i nostri obiettivi? Scrivete un po', che bello vedere un po' quello che pensate. In pratica ve l'ho accennato anche un po' prima. Il mindset, a me piace vederlo un po' come un binocolo, è il filtro tramite il quale noi percepiamo la realtà. E questo viene influenzato tantissimo da aspetti personali della vita di ognuno, tra cui parliamo di ambiente, quindi le persone che noi frequentiamo. Si dice che noi siamo la media delle 5 persone che frequentiamo, sentiamo di più durante l'arco della giornata. E questo è vero, perché nel medio-lungo periodo tendiamo a pensare, reagire come loro, per uno spirito di imitazione che è un istinto primordiale che ci viene dai nostri avi. L'uomo è un animale che tende a imitare quello che vede nei propri simili. È brutto il paragone con l'animale, ma questo è, ok? Quindi questa è la nostra tendenza naturale. Dall'altro lato della cultura, dipende tantissimo dalla cultura. Quello che può essere a livello culturale un'azione di rispetto può essere per un'altra nazione una cosa gravissima, ok? Come per esempio fissare negli occhi un giapponese è un insulto mortale, invece in Italia o piuttosto che in Europa, nei paesi europei, è simbolo di rispetto. Quindi questo per farvi capire quanto un'azione oggettiva possa cambiare da cultura a cultura, come viene percepita. Dall'educazione che abbiamo ricevuto e dalle nostre esperienze di vita. Quindi quello che può essere per una persona traumatico, per esempio andare a sciare, perché nel mio vissuto mi sono rotta una gamba mentre andavo a sciare, per un'altra persona può essere un'azione che porta ricordi bellissimi, ricordarsi la propria famiglia, la settimana bianca. Quindi questo vi fa capire che come noi interpretiamo i fatti della realtà crea una visione estremamente personale all'interno di ognuno di noi. Quindi il mindset varia da persona a persona. E qui voi potreste avere un dubbio, dire Alice, ok, dato che siamo tutti diversi, qua in questa live siamo tante super donne, il metodo che tu adesso ci mostri è valido per ognuno? Assolutamente sì. Il metodo che vi mostro porta a uniformità. Quindi qualsiasi sia il vostro aspetto personalissimo di come vedete la realtà, riusciremo a trovare l'aspetto positivo e potenziante nella vostra situazione specifica. E adesso vi mostrerò anche come. Quindi allenare il mindset vuol dire forgiare che cosa? Una mente carismatica, sicura, orientata al progresso e soprattutto al problem solving. Quindi una persona che non è che vive nella lacuna dei propri problemi, ma anzi trova sempre una soluzione positiva
per andare oltre nella propria vita. A me piace vedere le persone con capacità di problem solving come un maratoneta che continua a correre, e invece le persone che non hanno capacità di problem solving e semplicemente non l'hanno allenata, non è un problema loro, non è che sono loro delle persone pigre che non hanno capacità di problem solving, non hanno mai avuto gli strumenti per migliorarlo, ecco, come delle persone che galleggiano e stanno ferme. A me piace vedere da un lato un omino che corre alla conquista dei propri obiettivi e dall'altro lato le persone che galleggiano, cercano di barcamenarsi all'interno dei problemi ma non ne escono mai, vivono proprio delle stesse emozioni, delle stesse situazioni. E qual è la formula segreta del successo? E questa è da considerare, ragazze, perché vi darò una risposta per ogni singolo punto di questa formula questa sera. Pensiero positivo. E andremo a vedere come il pensiero positivo e la mentalità positiva, qual è la differenza? Il pensiero è la singola azione del pensare, quindi quello che mi viene in mente, mentre la mentalità è la somma dei nostri pensieri. Quindi dal momento in cui noi agiamo nel piccolo su quello a cui noi stiamo pensando, quanto più la nostra mentalità, quindi l'insieme dei nostri pensieri, sarà volto al positivo. Quindi andremo a vedere come creare un pensiero, una mentalità positiva. L'azione. L'azione è un altro elemento del mindset. Voi mi direte, l'azione dipende da me, inizio o non inizio. Non è sempre così. Andremo a vedere come evitare di procrastinare, quindi rimandare in continuo, con degli esercizi semplicissimi di mindset. La programmazione, gli strumenti di programmazione, come essere una persona programmata. Da qui non è che vi obbligherò a fare mille schemini, prendere mille appuntamenti, ma semplicemente vi darò quegli input per sapere esattamente come scandire la vostra giornata per poi ottenere risultati. Ultimo, ma non ultimo, come essere costanti e perseveranti nella vita, ok? Quindi questi sono i quattro punti che vedremo insieme. Questi quattro punti non li ha decisi Alice, ragazze. Perché quando parliamo di mindset del successo, in realtà prima di Alice ci sono stati tantissimi studiosi, psicologi, psichiatri, che hanno voluto capire quali fosse il minimo comune denominatore della mentalità delle persone che hanno ottenuto un successo pazzesco, nonostante un background non favorevole. Quindi proprio quelle persone in cui nella vita non pioveva già nel bagnato, perché non avevano la fortuna, non avevano una situazione favorevole, ma sono riuscite tramite che cosa? A tirare fuori il meglio di loro stesse. Ecco, tutte queste persone di successo di cui vi faccio qualche esempio, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Coco Chanel, lei è nata in un orfanotrofio, è vissuta in situazioni difficilissime e guardate che cosa ha creato un impero. O J.K. Rowling, l'ha lasciata il marito e lei si è trovata coi soldi che lei spendeva per un caffè o una tisana al pomeriggio a riuscire ad avere un ambiente caldo perché a casa non aveva riscaldamento per scrivere un libro che ha fatto una fortuna. Ok, queste persone, come tutte le altre persone di successo, si è visto che hanno in comune queste quattro credenziali. Quindi tutti quanti gli studiosi hanno deciso di sintetizzare il segreto del successo delle persone famose, delle persone che sono riuscite a fare grandi cose, in questi quattro punti che io vi svelerò e analizzerò questa sera. Dal momento in cui li ho analizzati anch'io, ragazze, mi hanno cambiato completamente la vita. Quindi partiamo con i 10 step che vi porteranno a conquistare queste quattro credenziali. Naturalmente dovrete applicarli, quindi da parte vostra vi chiedo solo la costanza di applicarli col giusto metodo e credetemi che la vostra vita di qui a poco cambierà tantissimo. Primo punto, iniziamo a capire come pensare positivamente, quindi come iniziare ad avere dei pensieri positivi. Si è solito credere che ottimisti si nasca, ok? E essere positivi sia un dono di pochi eletti. Ah, lui è nato positivo, lui vede sempre il bicchiere mezzo pieno. In realtà questa può essere una predisposizione, ma è un'attitudine mentale, quindi di conseguenza una capacità che può essere coltivata tramite alcuni semplici switch mentali. Quindi tramite la giusta ginnastica mentale possiamo essere tutti quanti degli eterni ottimisti. E chiariamoci, ragazze, essere ottimisti non vuol dire vedere il mondo fatto di arcobaleni e unicorni e lasciare sotto lo zerbino i problemi. No, ma vuol dire cercare di trovare sempre, come ci dicevamo prima, la chiave di problem solving. Trovare sempre, anche nelle situazioni di difficoltà, un'occasione. Mi piace molto, ragazze, questo è un esempio bellissimo secondo me, la parola crisi. In cinese, e cinese si scrive tramite ideogrammi,
ci sono due ideogrammi che caratterizzano la parola crisi. Uno è difficoltà, l'altro è opportunità. È bello vedere nella situazione di difficoltà un livello di opportunità. E questo, questi due ideogrammi lo rappresentano perfettamente. Ecco, chi è positivo vede, non è che non vede la crisi c'è, ma scopre come trovare nella crisi le chiavi per andare al livello successivo. Non rimanere lì nella lacuna, continuando a mordersi la coda e dire ma sono sfortunato, la mia vita non va bene, ho troppe cose che non vanno, senza poi fare nulla. Rimanere lì inermi, ok? Quindi, iniziare a pensare positivamente ci rende forti, carismatiche, sicure di noi stesse. Quanto è attraente, ragazze, una donna che ha il polso della situazione. E voi mi direte, no, Malice, ma io non sono fatta così, ormai è troppo tardi. Non esiste, non sono fatta così. Siamo tutti deboli a modo nostro, ma tutti a modo nostro possiamo esercitare la nostra mente per diventare più forti e quindi di conseguenza avere un carisma che poche persone hanno. È molto più facile. Cosa fa la media delle persone? Accusa la vita, accusa le circostanze, accusa la sfortuna. Ma dal momento in cui noi investiamo nel pensare positivo, nel riuscire ad avere capacità di switch mentale come queste, noi riusciamo a fare le vere e proprie svolte. Quindi, come iniziare a pensare positivamente? 8 step, ragazze, 8 step che bisogna ripetere con estrema pazienza, ma vi cambiano letteralmente il modo di vedere le difficoltà. Step numero 1, e qui io, ragazzi, vi includo un aneddoto. Immaginati mentre raggiungi gli obiettivi che ti poni. Questo segreto, ragazze, viene utilizzato anche dagli atleti di altissimo livello. Tantissimi sciatori, e quando appunto ho scoperto questo aneddoto da alcuni dei tanti trainer con cui mi sono interfacciata a livello internazionale, quando ho iniziato ad intraprendere la mia formazione come personal trainer, mi hanno detto che tantissimi sciatori professionisti, piuttosto che tantissimi atleti, molte volte non provavano il terreno di gara, ma se lo immaginavano, si facevano mandare le foto prima della gara e si vedevano mentre conquistavano la vittoria in quel terreno. Quindi già solo mettersi ripetutamente ogni giorno nei panni della persona che vogliamo essere, vederci ogni giorno conquistare i nostri obiettivi, manda al nostro cervello degli input di reazione a quello che ci accade nella vita quotidiana. Quindi quanto più noi ci medesimiamo nella persona che vogliamo essere, quanto più indirettamente, quando noi dobbiamo fare una scelta a livello subconscio, il nostro cervello ci porterà a orientarci verso le scelte che ci portano a essere quella persona, perché indirettamente nel pensiero noi siamo già così. Quindi questo, ragazze, è straordinario. Tantissimi atleti hanno svelato che prima di fare le gare l'unico loro metodo per arrivare pronti e performare alla grande è avere la capacità di visualizzazione ripetuta più volte durante il giorno, mentre conquistano quello che desiderano. Quindi un esercizio bellissimo, ragazze, segnatevelo questo. Pensate che cosa volete ottenere, ok? Quindi può essere qualsiasi cosa, anche banale. E più volte durante il giorno chiudete gli occhi, immaginatevi con quella cosa in mano o nel momento della conquista di quell'obiettivo, sentite che emozioni evoca quella conquista e ripetete quelle emozioni più volte durante l'arco della giornata. Questo lavora in modo potentissimo sul vostro subconscio. Quindi indirettamente, voi non ve ne accorgerete nemmeno, la vita vi porterà in quella direzione. Questo è davvero straordinario, ragazze. Questo mi è capitato a me, appunto, quando lavoravo negli uffici governativi qua a Dubai. Io avevo questa doppia formazione, bellissima, mi aveva salvato la vita iniziare a intraprendere una formazione da personal trainer, come nutrizionista e anche come mental coach. Però era ancora una parte inesplorata per di me, perché comunque il mio lato economico, la mia laurea in economia aveva preso il sopravvento, ero stata assunta all'interno delle Nazioni Unite, ero in questo prestigioso ufficio e tutti si aspettavano che avrei continuato perché era un'opportunità importante, ma in un pomeriggio in cui ero insoddisfatta in quel ruolo perché non mi vedevo di dare un impatto personalissimo e positivo al mondo, mi sono fermata e ho detto, ok Alice, ma tu che persona vorresti essere? E io lì immediatamente ho visto l'immagine di Alice che aiutava tante persone come lei, tantissime donne. E io per tanti giorni, ragazze, chiudendo gli occhi, vedevo Alice che tendeva la mano a tante donne, le faceva felici. E indirettamente, ragazze, poi mi si è presentata l'occasione di aprire la mia azienda, ho iniziato a lavorare nel sito web ed eccomi qui a distanza di anni a fare Bright and Fit.
va bene, ho rinunciato a un lavoro che poteva essere prestigioso, ma io sono molto più felice. Semplicemente visualizzando la me del futuro che avrei voluto, io ho realizzato quello che ho adesso, che è quello che ho sempre desiderato. Quindi è potentissimo fare questo tipo di azione, ragazzi. Secondo elemento, sostituisci i pensieri negativi con quelli positivi. Quindi non è facile, ovvio. Quando siamo arrabbiati nel traffico, quello di dietro ci ha appena tamponato, ci ha appena insultato, non è facile mantenere la calma, essere positive. Quindi attenzione, non vuol dire nei momenti di rabbia in cui abbiamo bisogno di sfogarci essere positive, ma questo secondo esercizio vuole proprio prendervi quando state pensando, quindi quando siete nella quotidianità e affiora un pensiero negativo che sia rivolto verso voi stesse, quindi ci guardiamo allo specchio, non ci piacciamo, piuttosto che parliamo con un familiare e ci viene quell'astio, quell'ansietta, quel fastidio, quell'emozione negativa che realmente ci rovina quel momento. Ecco, proprio in quel momento assaporate quel pensiero negativo e cercate di trasformarlo in una sensazione positiva. Quindi proprio per fare questo esercizio al meglio, vi invito, quando avete un momento libero, di scrivere su un foglio 5 aspetti che vi fanno essere eternamente grate alla vostra vita. Possono essere aspetti che per molte persone sono banali, ma assolutamente non lo sono. Sono in salute, ho una casa in cui vivere, ho un lavoro che amo, ho un cane che mi piace tantissimo, un animale domestico che mi riempie di gioia. Vedete che non devono essere aspetti trascendentali nella nostra vita, la serie ha un premio Nobel per la pace, ok? Ma bastano piccoli aspetti che noi ci segniamo su un foglio e questo foglio ce lo teniamo sempre con noi. E quando vediamo buio, quando siamo arrabbiate, quando un pensiero negativo arriva nella nostra mente, tac, tiro fuori il foglio, leggo questi pensieri e assaporo la sensazione di benessere che deriva dal vivere questi pensieri positivi. Ok? Questo switch mentale, quanto meno noi rimaniamo nella negatività, quanto meno la nostra mentalità subisce gli effetti negativi di quella tipologia di pensiero, quanto meno si scarica, perde la propria energia. Allo stesso modo potete sostituire il pensare positivo, il pensare ai vostri benefici, a quello che avete, con delle affermazioni positive potenzianti. Ragazze, queste sono parole magiche. Dopo parleremo anche della preghiera, che in realtà non ha niente di spirituale, però mi piace chiamarla come preghiera della positività. Guardate qui che meraviglia di frasi. Ho un'abbondanza illimitata, sempre disponibile per me. Sono il creatore della mia realtà. Io mi amo e faccio di tutto per dimostrarlo ogni giorno. Sono amata e sostenuta dall'universo. Ho la capacità di creare e conquistare ciò che desidero. Sono in pace con il mondo e il mondo è in pace con me. Che meraviglia sono queste frasi, ragazze. Se prendete il tempo per pronunciarle ad alta voce e sentirle, non basta leggerle, bisogna sentirle. Quindi quando le pronunciate potete farlo al mattino, farlo alla sera. Io di solito lo faccio al risveglio e quando vado a dormire. Ragazze, questo è un lavoro sul subconscio pazzesco. Leggetele, rileggetele. E qui riprogrammiamo la nostra mente. Credetemi, leggiamo, rileggiamo, pensiamo, viviamo in questo modo, vi cambiate il modo di pensare, vi cambiate le decisioni che fate, quindi di conseguenza quello che vivete nella vostra vita. Cambiate il vostro futuro. Quindi tenetevi queste frasi perché sono di un potere pazzesco. Terzo punto, trasforma i tuoi problemi in un'esperienza di apprendimento. Quindi un po' quello che ci dicevamo prima, no? Nella parola crisi. Al posto di star lì a lamentarci, cerchiamo di trovare sempre un'opportunità e comunque, mal che vada, sto vivendo un'esperienza negativa, esempio, mi hanno licenziato al lavoro, oppure esempio, ho fatto questa presentazione, non piace a nessuno, cerchiamo di trovare sempre l'aspetto positivo delle cose, come dire, ok, ma se questa presentazione non è piaciuta, magari posso capire come fare meglio la prossima, come piacere di più. Nessuno ha ottenuto successo solo con approvazioni, ragazze. Anzi, un altro minimo comune denominatore di tutte le persone che hanno ottenuto successo è aver ricevuto degli eterni giganteschi no. Pensate a Walt Disney. Hanno detto che non aveva immaginazione.
J.K. Rowling, hanno letto il suo primo libro, hanno detto la classica storia di un maghetto. Guardate che successo ha avuto. Quindi pensate realmente che quando vi arrivano dei no potenti, la vita vi sta solo sfidando per capire se voi da quei no riuscite a far crescere i fiori nel deserto, ok? Quindi anche se è tutto negativo, cercate di pensare che se vi si è presentato nella vita è perché siete in grado di superarlo e tutto quello che non uccide fortifica, quindi ne uscirete fortificate. Qualsiasi esperienza è una lezione per noi ragazze, quindi noi abbiamo la scelta, abbiamo in mano le chiavi per dire faccio la vittima e cosa ottengo dal fare la vittima? Una mentalità negativa, tanto dispendio di energie, giornate cupe, che non solo impattano la mia vita, ma anche quella di chi mi circonda. Chi vuole essere al fianco di una persona negativa? Nessuno, nessuno, se non per costrizione. Oppure ho le chiavi in mano di dire, ok, vedo in modo oggettivo quello che mi è successo, cerco di trovare la chiave di lettura della vita. La vita mi ha presentato questa difficoltà perché mi vuole insegnare un qualcosa e mi vuol far andare al livello successivo. Chi impara dalle difficoltà è come se salisse sempre di più una scala che porta verso il successo. Voi avete la scelta se salire su quel gradino oppure rimanere nella lacuna. Salire su quel gradino, ragazze, ne vale veramente la pena, per quanto sia inizialmente difficile. Però ripensate a questo aspetto quando attraversate un momento di difficoltà. Altro aspetto da non ignorare, proteggetevi dalle energie negative, ce ne sono tantissimo, molte che noi ignoriamo, per esempio dal telegiornale, tante persone negative, vi è mai capitato di incontrare delle persone che vi parlano solo del brutto, delle cose, dei loro problemi e quando finite di conversare con queste persone è come se vi avessero deprivato di una vostra forma di energia, perché indirettamente quando noi vediamo un'immagine o parliamo con una persona, noi ci immedesimiamo. E perché ci sentiamo stanche? Perché il nostro cervello è come se vivesse quella sensazione. Questo, ragazze, è straordinario. Pensate che il nostro cervello, per capire al meglio un'informazione, cerca di riprodurre le sensazioni legate a quello che sta vedendo oppure sentendo. Quindi, stiamo parlando di una guerra, vedo delle immagini di guerra. Per afferrare al meglio questo concetto, il cervello indirettamente porta al rilascio di determinati ormoni che fanno risentire al nostro corpo lo stato d'ansia, lo stato di agitazione, lo stato di aggressività della guerra. E allo stesso modo, quando parliamo con una persona che parla solo di malattia, che parla solo di problemi, il nostro cervello, per comprendere al meglio, afferrare al meglio i concetti che vengono spiegati dall'altra persona, empaticamente percepisce le stesse emozioni, come se si sobbarcasse delle stesse emozioni. Questo viene chiamato empatia cognitiva, ok? Quindi evitiamo questo trasporto eccessivo. Queste ci sono diverse tecniche che specialmente i medici fanno, perché giustamente il medico è sempre a contatto con la malattia. Freud ha mostrato veramente tantissime tecniche interessanti per evitare questo trasporto tra dottore e paziente, quindi questo va ulteriormente a confermare questo trasporto emotivo quando noi siamo a contatto con persone negative. Noi che abbiamo la scelta cerchiamo di scegliere quanto più possibile ambienti positivi. Quindi se abbiamo la scelta di avere un telegiornale che per quanto formativo mi porta negatività, non mi dà nessun valore aggiunto, cambio canale, mi metto una bella canzone che mi mette positività e mi fa ballare mentre preparo la cena. Oppure posso scegliere se leggere un thriller, un libro ricco di tensione e aggressività, oppure un libro che mi fa crescere, che mi fa vivere di positività, belle emozioni, che mi dà un punto di ispirazione. Scegliete quello. L'errore che di tantissime persone che proprio a scopo di intrattenimento vivono di emozioni negative, prendono libri con aggressività, vedono film con aggressività e violenza. Questo inquina la nostra mente, ragazze, quindi per carità, non è che dobbiamo evitare gli horror, i thriller, ci possono stare, ma già noi perdiamo tanta energia durante il giorno. Quanto noi portiamo di più il nostro cervello in queste emozioni negative, quanto noi perdiamo energia per poter dirigere la nostra mentalità, i nostri pensieri verso il positivo e quindi vivere poi di conseguenza emozioni positive. La regola della transizione positiva, quindi come abbiamo visto prima, cerchiamo di traslare sempre dal negativo al positivo. Quindi la vita ci propone di fronte a un evento oggettivo sempre un aspetto positivo, quindi il bicchiere mezzo pieno e dall'altro lato l'aspetto negativo. E in realtà non esiste un aspetto prevalente. Qualsiasi evento, ma vi dico qualsiasi al 100%, ragazze, l'aspetto positivo e negativo.
Quello che vince è quello a cui noi prestiamo attenzione, ok? Quindi pensate solo a questo esempio che io vi ho messo, mi sento sola. Io posso vederla come non mi vuole nessuno, la mia vita è un fallimento, oppure posso vederla come l'opportunità. Posso stringere tante nuove amicizie, già percepisco l'emozione, quella bella sensazione di conoscere nuove persone. E a voi la scelta. Quindi questo quinto punto vi dà le chiavi in mano di un'altra conferma che è bellissima nella nostra vita. Noi abbiamo la scelta. Nulla è fatto, nulla è fortuna. Tutto dipende da come decidiamo noi di vivere le cose. Voi ragazze avete dentro di voi uno strumento magico che vi permette di scegliere cosa vivere, come vivere e cosa avere in futuro. Questo si chiama mindset, ok? Quindi sentite questo tipo di responsabilità. Quindi basta lamentarsi, basta sentirsi la vittima delle situazioni. L'universo è governato da una legge che si chiama legge di attrazione e semplicemente ti arriverà nella vita quello a cui tu stai pensando. Questo è un segnale potentissimo e rimanda a quello che ci siamo detti al punto 1. Come è possibile che un atleta che si immedesima nella situazione della vittoria poi vinca? Per la legge di attrazione, perché condiziona a livello ormonale il proprio corpo coi pensieri. Pensate solo quando, pensando a una persona amata, vi vengono le farfalle nello stomaco. Non possiamo dire che il pensiero non sia materia. Questo è dimostrato da quella che poi è la fisica quantistica. Il pensiero è materia, il pensiero è energia, perché da un'emozione, da un pensiero della persona amata, io sento le farfalle nello stomaco. Quindi, assenza di materia in presenza di materia, ok? Quindi questo vi fa capire che se io mi lamento, vivo con una persona di fallimento, mi arriverà fallimento nella vita. Quindi questo è il circolo vizioso del negative thinking. Quindi io penso negativo, non programmo nulla nel mio futuro, perché naturalmente se io penso negativo, figuratevi se mi vedo all'altezza di vivere situazioni potenzianti. Allo stesso modo non riesco a portare avanti nessun piano, quindi non riesco a ottenere i risultati che avrei sempre sperato. Quindi che cosa porto? Porto al fallimento. E quando vivo il fallimento, qual è la mia mentalità? È negativa. Quindi ecco perché le persone che partono con una mentalità negativa rischiano di andare sempre più a fondo, toccando il momento più oscuro della propria vita, fino a quando non decidono di cambiare. Quindi credetemi che dal momento in cui non valutate le conseguenze negative e gravi del pensiero negativo, rischiate veramente di toccare il basso. Quindi qui non si parla più di dire vabbè, non sono costante nella dieta, nell'alimentazione, non mi vedo davanti bene davanti allo specchio, ma se io ho ruota libera questo pensiero negativo e lo lascio entrare anche in altre aree della vita, e questo accade prima o poi ragazzi, quanto più rischio di entrare in questo turbine negativo, molto pericoloso. E invece qual è il vantaggio dell'iniziare a pensare positivo? Quindi fare questi esercizi che vi ho mostrato questa sera. Ho un'immagine positiva di me stessa. Quindi quando io ho un'immagine positiva di me stessa, quindi mi ricordo quelle autoaffermazioni, io sono in controllo, io riesco a vincere, io merito tutto. Ecco, ho un'attitudine positiva, perché se io penso così, indirettamente, io sarò una persona più aperta nei confronti della vita. Avrò alte aspettative, avrò un carattere portato verso il miglioramento, il migliorare me stessa, raggiungere traguardi. Cosa mi porta ad avere un carattere volto verso il successo? Ad avere successo nella vita, in un modo o nell'altro, perché la cercherò dovunque la capacità di avere successo. E questo potenzia il fatto di vedermi bene, la positive self-image. Questo è potentissimo, ragazze. Quindi con una semplice azione che iniziate questa sera, create una catena, un turbine positivo in tantissimi aspetti della vostra vita. Quindi il vostro avvenire e la vostra situazione si evolvono in modo coerente con ciò che pensate, e il vostro atteggiamento cosa definisce? Definisce il vostro futuro e il vostro destino. Guardate che potere avete, ragazze, semplicemente con il vostro atteggiamento, cambiando il vostro atteggiamento. Cosa cambia nella vostra vita? Brevemente all'ultimo punto, che il primo punto è quello più importante, in cui ho voluto dedicare più tempo della vostra attenzione, poi gli altri abbiamo già imbastito un bel lavoro, quindi andranno più veloci. La preghiera della legge d'attrazione, ragazze, questa stampatevela perché è stupenda. Io me la leggo da sempre, è appunto una preghiera che vuole
creare dei messaggi nel nostro subconscio positivi, autopotenzianti, che portano la mente umana a vivere nella quiete, nella pace e nel desiderio di evoluzione. Ve la leggo brevemente. La pace ha origine in me. La serenità del potere cosmico inonda la mia mente. Lo spirito di bontà si irradia da me a tutta l'umanità. Quindi voi siete luce. Il fiume della pace attraversa la mia mente e il mio cuore e irradia pace e gentilezza a tutte le persone. Sento di essere sempre protetta da un cerchio infinito di protezione divina e amore. Perdono sempre spontaneamente tutti quelli che non sono in linea con la mia energia, astenendomi da ogni amarezza ed ostilità. Dedico spontaneamente a me e agli altri amore, saggezza e comprensione. Io mi amo ed i gesti di amore verso me stessa illuminano anche la vita mia e quella degli altri. Queste parole, ragazze, sono potentissime, un po' ve le avevo già presentate indirettamente con il lavoro che abbiamo fatto di reset mentale e fisico di domenica, quindi la potentissima parola io mi amo, pronunciatela più volte perché ha un potere di condizionamento pazzesco. E naturalmente questo vi rimane. Secondo punto, quindi, come partire dal pensiero positivo e fare lo step successivo, quindi creare un atteggiamento positivo tramite la ripetizione di affermazioni positive. Ci sono affermazioni che hanno un valore un po' più penetrante rispetto ad altre, quindi che io vi suggerisco, e degli strumenti, delle modalità di azione che se voi ripetete nel tempo, almeno per 21 giorni, considerate che un'abitudine diventa tale almeno dopo 21 giorni di ripetizione. Viene considerato che il nostro cervello per assimilazione va a considerare come spontanei e inconsci tutti quei gesti che vengono ripetuti instancabilmente per 21 giorni. Quindi ripetetelo per 21 giorni, se oggi per voi è il day one, ve lo segnate sulla vostra agendina e tutti i giorni cercate di ripeterlo. Quali sono gli spunti, oltre ad aver ripetuto almeno le affermazioni potenzianti e la preghiera? Cercate di agire come la persona che vorreste essere. Quindi quando vi sentite insicure, quando vi svegliate, dite mannaggia che giornata tosta, pensate alla persona che vorreste essere. Come si comporterebbe? Potreste comportarvi come un personaggio di un film, un personaggio dei cartoni animati. Ragazze, possono essere mille le situazioni in cui vi comportate come una persona che considerate essere vincente per quel tipo di situazione. Quindi avete bisogno di prestanza fisica? Comportatemi come Wonder Woman. Ragazzi, mi è capitato ieri durante la gara di corsa. Sono arrivata completamente non allenata perché ho passato un'estate abbastanza difficile dal punto di vista della salute. Ve lo racconterò appunto con le prossime puntate magari della merenda con Alice. Quindi avevo tutte le credenziali contro. Ero sulla linea di partenza con atlete fortissime e io ho detto no. Adesso Alice dà il massimo. E quando ho iniziato a correre, chiudevo gli occhi e mi sentivo come Wonder Woman che correva, non sentivo la fatica. Mi vedevo arrivare alla linea d'arrivo con una forza, con una carica, con una fame. Ragazze, ieri ho fatto uno dei tempi migliori di sempre, anche quando ero allenata. Questa è una questione di condizionamento mentale. Ovvio, da un giorno all'altro non è facile riuscire a creare tramite la visualizzazione questo tipo di emozioni e reazioni, ma quanto più lo fate, quanto vi nascerà spontaneo. Quindi avete una presentazione in ufficio, immaginatevi come la persona che vorreste essere, sicura, carismatica, attenta, intelligente. Vedetevi così, sentitevi così e comportatevi come lei. Vedrete che si manifesteranno veramente delle situazioni e dei risultati completamente inaspettati. Poi, prima di compiere qualsiasi azione, e questo è un elemento discrezionale, ragazzi, importantissimo, dovete domandarvi se la voi del futuro vi ringrazierà per quello che state facendo. Quindi, esempio, tolto naturalmente i momenti di piacere. Mangio il gelato o la mela? La me del futuro per cosa mi ringrazia? Per la mela, perché se io so già che mi abbuffo di gelato, la me del futuro si sentirà in colpa, magari non si sentirà di aver fatto la scelta giusta. Cercate di conoscervi e sulla base della conoscenza di voi stesse comportatevi, fate una determinata azione solo se la voi stessa del futuro sarà contenta per quello che intraprendete oggi. Ok, fatevi questa domanda. Domani, se io ho fatto questo oggi, sarò felice? Questo vi aiuterà a scremare tantissimo tante azioni inutili che vi fanno perdere energia che in realtà non servono a nulla. Ok, quindi questo è un elemento discrezionale importantissimo. Quindi, con questi primi due punti abbiamo capito come sfruttare il pensiero positivo, ma ora passiamo al gradino ancora più ampio, la mentalità positiva. Come creare una mente completamente positiva? Beh,
uno dei più grandi segreti delle persone di successo è quello di saper mantenere la mentalità positiva non solo nei momenti di quiete, quindi quando io mi metto lì e pratico gli esercizi di mindset, come ci siamo detti, ma anche durante le sfide. Quindi il vostro obiettivo, la vostra sfida, ragazze, tramite la vostra costanza nel praticare questi esercizi, è riuscire a far tirare fuori questo aspetto potenziante anche quando tutto va male. Quando siete durante, per esempio, una presentazione, quando vi trovate di fronte magari a un momento difficile, a una discussione. Questo è il vostro obiettivo. E una delle chiavi per riuscire ad avere una mentalità positiva è essere costanti, essere persistenti e riuscire a compiere queste 5 pratiche che vi cambieranno completamente il modo di agire. Primo step, trovate la vostra felicità interiore. Quindi, per quanto possa essere incerto il futuro, voi dovete avere un vostro spazio di ricarica. Voi non pensereste mai, ragazze, di lasciare questo bellissimo oggetto tecnologico senza batteria. Cosa fate la sera? Lo ricaricate, perché durante il giorno sapete che lo utilizzate per più funzioni. Ma perché non lo facciamo anche per noi stesse? Perché consideriamo vanità, superfluo, il fatto di prenderci un momento per noi, uno spazio per noi? Considerate che se voi non avete energia, tutto quanto decade. Decade il vostro mindset, decadono le vostre relazioni interpersonali, decade il vostro lavoro, decade tutto quello che volete ottenere nella vostra vita. Una delle chiavi del successo è avere i vostri spazi di ricarica. Ho visto un'intervista di Cristiano Ronaldo che appunto affermava di avere diversi spazi nella propria casa in cui lui si ricarica, si rigenera dal dormire da solo alcune sere senza la moglie o per esempio ad avere il suo tavolo di calcetto piuttosto che giocare a ping pong. Questo è il segreto delle persone di successo, capire che cosa ci ricarica davvero. Quindi cercate di capire quali sono quelle azioni quotidiane e scrivetelo nei commenti, è bello vedere quali lo sono per voi e quali sono per gli altri, che vi portano ad avere energia, che vi portano a sentirvi completamente ricaricate, che sia farvi fare un massaggio, piuttosto che fare una cena con il vostro partner, piuttosto che fare da solo una camminata nella natura. Conoscetele, perché questa è la vostra arma segreta per essere sempre cariche di energia e allora, dal momento in cui avete energia, potete dirigerla dove volete. Se vi manca l'energia, ragazze, tutto questo decade. Non ha più senso di esistere. Ok? Quindi inizieremo, dopo che assimilate questo aspetto, a vedere non più come superfluo, so tempo, oggi mi prendo un momento per me, ma un elemento essenziale che io, nella mia agenda, mi segno ogni giorno lo spazio per me, come quando ricarico il telefonino. Quando il telefonino è scarico, non ce n'è per nessuno, non posso continuare ad usarlo, devo prendermi mezz'ora per ricaricarlo. Voi funzionate allo stesso modo, ok? Naturalmente avete tanto più valore rispetto a un telefonino, ma questa è solo una metafora per farvi capire il succo del discorso. Gestire lo stress. Saper gestire lo stress è una delle chiavi determinanti, tanto che tantissimi politici di successo hanno diversi approfondimenti, diversi lavori di mindset con psicologi sulla gestione dello stress. Anche qui interviene il vostro spazio di ricarica, quindi questo è fondamentale e ripetuto nel tempo. Quindi assicuratevi ogni giorno, specialmente nelle giornate che preventivate essere stressanti, di avere il momento stressante accompagnato da un momento di ricarica. Programmatelo, perché già mentalmente avere situazione stressante più situazione appagante renderà molto più positiva la vostra mente nell'intraprendere quel momento di difficoltà. Quindi dire, ok, ho questa giornata difficile al lavoro, ma la sera prendo l'aperitivo con questa mia amica e mi rilasserò. Questo vi crea già uno stato d'animo interiore totalmente diverso. Restare motivati. Come si fa a restare motivate? Beh, sicuramente uno degli strumenti chiave è capire il perché abbiamo iniziato. C'è un sistema inconscio che noi non conosciamo, ma gli psicologi appunto hanno dimostrato, che è il meccanismo di azione e ricompensa. L'uomo non fa nulla se poi non sa di ottenere nulla. Quindi perché le persone perdono la motivazione? Perché perdono di vista il beneficio, l'obiettivo, quello che vogliono raggiungere. Quindi perché le persone smettono di allenarsi? Perché non sanno se ottengono risultati, magari non si fidano del proprio coach, oppure hanno perso di vista i vantaggi, i benefici di avere un corpo sano, in forma, bello, che vi crea autostima. Quindi dimenticarci a volte dell'obiettivo ultimo, del risultato finale, fa perdere al nostro corpo, alle nostre azioni, questo meccanismo azione-ricompensa, che è la chiave della perseveranza. Quindi segnatevi sempre all'inizio di ogni azione il perché l'avete iniziata. Anche lì, foglietto, segnatelo, fate 1000 post-it, io ne faccio 20.000 all'interno della mia agenda.
Perché ho iniziato questa attività? Perché ho iniziato questo percorso di studio? Per me, ragazzi, è stato determinante. Quando ho iniziato la doppia formazione universitaria, ho detto chi me lo fa fare? Doppia sessione d'esame, studiamo economia insieme a scienze olistiche, chimica, biochimica. Ho detto perché? Tante volte mi sono trovata in questo momento di crisi, ma quando vivevo questi momenti di crisi, stilavo i punti perché avevo iniziato. Perché avevo iniziato ad avere questa doppia formazione allo stesso tempo per velocizzare i tempi, per fare quello che amo, per riuscire ad avere le competenze, per aiutare me stessa e poi gli altri. Quando io poi rileggevo questi punti, tornavo focalizzata sui miei obiettivi e iniziavo a studiare per gli esami con quella forza, con quella fame di successo che prima non avevo. La fame di successo vi arriva quando avete ben chiaro perché lo state facendo. Ricordatevi sempre di questo, sempre di ancorare gli obiettivi. Restare nel presente, quindi basta divagare in quello che è stato, in quello che è potenziale, perché quello che è potenziale non c'è ancora su questa terra, perché preoccuparsene, perché magari mille volte non si manifesterà. Quindi cercate sempre di spostare il vostro pensiero sulle bellezze, le potenzialità del momento presente, perché se da un lato io rivolgo il pensiero al futuro e mi scarico, perdo energie, perché magari vivo paura, tensione, ansia, spesso quello che è rivolto verso il futuro è ansia e preoccupazione, perché è una cosa che non si è manifestata. Se invece io presto attenzione al presente, cosa succede? Mi ricarico. Chiudo gli occhi in qualsiasi momento voi vi troviate, come per esempio davanti alla televisione, mentre guardate un film, chiudete gli occhi e dite ah, che meraviglia, sono seduta comoda su questo divano, chiudo gli occhi, sto guardando un film che mi piace e poi vado a dormire. Chiudo gli occhi e penso alle frasi potenzianti che mi fanno tanto star bene. Ecco, questa pratica ripetuta nel tempo in qualsiasi situazione, anche nel tram, per assurdo, vi aiuta a fare uno switch mentale veramente profondo e importante. Quinto aspetto importantissimo, costruite una rete positiva di contatti. Qui ragazze vi sto dando mille spunti, naturalmente è un processo. Cercate di riprendere in mano queste slide e punto per punto ogni giorno cercare di applicare uno step. Sicuramente già dopo questa sera avrete un'idea di insieme. Come creare una rete positiva di contatti? Semplicemente frequentandoli. Come ci siamo detti all'inizio, noi siamo la somma delle 5 persone che frequentiamo di più. Quindi, al posto di accerchiarci con persone simili, sempre per lo spirito di imitazione che dicevamo all'inizio, l'uomo negativo si accerchia di persone negative. Ecco perché dicono che Dio li fa e poi li accoppia, perché le persone tendono a cercare persone simili. Ecco perché le persone negative spesso stanno con persone negative, persone aggressive stanno con persone aggressive per questo stimolo di imitazione. In realtà, per avere una vita di successo, per migliorarci, dovremmo sempre cercarci di persone potenzianti. Quello che più mi ha colpito di questo aspetto è quello relativo ai businessmen. Ci sono tantissimi businessmen che appunto insegnano finanza e uno degli aspetti cardine che insegnano è proprio quello di accerchiarsi di persone che hanno fatto fortuna anche quando noi fortuna non l'abbiamo ancora fatta. Questo perché ci aiuta a entrare nella mentalità potenziante di chi è riuscito a creare un impero e quindi di conseguenza riusciamo a assimilare da chi è un gradino avanti a noi quello che noi in questo momento desideriamo, quindi cerchiatevi sempre delle persone che voi vorreste essere. Mai commettere l'errore di frequentare persone che magari hanno aspetti a voi similari, magari che possono essere empatiche sui vostri problemi, ma che non fanno altro che enfatizzarli, ok? Quindi non è che dobbiamo escludere le persone dalla nostra vita, ma se dobbiamo scegliere, cerchiamo di riconoscere 5 persone che realmente migliorano il nostro modo di essere. Quarto aspetto fondamentale, e ci avviciniamo alla metà che poi crea un bivio importante in questa presentazione. Come poter usare il potere del pensiero positivo? Quindi, io vi ho insegnato come creare magia all'interno della vostra bacchetta magica. Adesso funziona, ha la magia all'interno, ma adesso capiamo come poterlo usare correttamente. Come possiamo usare correttamente la magia all'interno di noi? Come possiamo usare correttamente questa energia positiva che si crea quando la mente è orientata al positivo, io l'alleno al positivo e alleno così tanto ad avere pensieri positivi che diventa una mentalità positiva. Ecco, abbiamo capito che pensare positivo non è vedere arcobaleni, farfalle ovunque, non è nascondere i mostri sotto il tappeto, ma vederli e saper orientare la nostra mentalità verso il problem solving. Quindi cos'è che bisogna fare in linea di massima? Essere disposte mentalmente a risolvere le situazioni, a non fare la vittima, a non bloccarsi. Il più grande errore che noi possiamo commettere è bloccarci. Quindi, quando si presenta un problema nella vostra vita, il segreto è sedersi, mettersi in un angolino e utilizzare questo strumento che io da sempre utilizzo, ragazze. Si chiama il diagramma Aliska di P.
pesce. Potrà sembrare strano, potrà sembrare macchinoso, ma mi ha risolto una serie di problemi che sembravano essere risolvibili all'interno della mia vita. Cosa faccio? Alla posta della testolina del pesce scrivo il mio problema. Quindi, esempio, non mi piaccio. Facciamo esempi sempre legati al fitness, ma possono essere di natura svariata, anche economica, personale. Quindi scegliete voi che cosa segnare. Non mi piaccio. E poi andiamo nelle varie liste a mettere i vari aspetti che causano il problema. Quindi non mi piaccio perché mangio male, perché non investo in un piano di allenamento di qualità. Non mi piaccio perché mi manca autostima. Ok, io vado poi a segnare, vedete, su ogni lista, la causa che porta al problema. E ce ne possono essere molteplici. Sotto la causa che porta al problema, quindi esempio, mangio male, quindi non mi vedo bene nei miei panni, metto l'ulteriore causa che mi porta a mangiare male. Esempio, ho la fame nervosa. Questo perché quando sono sola a casa vivo di noia e quindi mangio qualsiasi cosa. Ah, illuminante! Perché io ho capito che risolvendo la fame nervosa risolverò il mangiare male e quindi risolverò il bene. Un segreto, ragazzi, è andare a trovare la soluzione delle piccole cause che portano al problema. Quindi, problema grande, testa del pesce, i rami, le cause che portano al problema e sotto le mische del pesce le micro cause che portano alle cause del problema. Risolvete le micro cause e il problema scompare, ragazze. È una magia, è rivoluzionario, vi apre la mente e capite quanto in realtà un problema che sembra irrisolvibile, così radicato all'interno della vostra vita, può essere estirpato con semplici cambiamenti di abitudini. Ok? Quindi tenete questo diagramma perché è veramente prezioso e nei momenti più bui mi ha accompagnato, quindi anche questo ce l'avrete comunque nelle slide. In Pandora Training, che è appunto una tipologia di training che io apprezzo molto perché è una tipologia di allenamento mentale che può aiutare tanto le persone nel quotidiano a trovare degli strumenti concreti nel mindset, la mia stessa formazione deriva proprio da questo, hanno lanciato delle self-challenges, quindi delle challenge mentali, che consistono proprio nello sfidare noi stessi a compiere piccoli cambiamenti all'interno della nostra routine. E poi abbiamo visto che piccoli cambiamenti poi si trasformano in grandi variazioni in termini di qualità all'interno della nostra vita. E quali sono queste piccole 5 autosfide che suggeriscono e che appunto io vi invito ad intraprendere? Magari già all'inizio di queste giornate, così avete modo già domani sera quando siamo di nuovo live, a dirmi: Alice, ho provato questa sfida, mi sono trovata bene? No, non mi sono trovata bene, non ci sono riuscita. Così riusciamo a creare anche un discorso costruttivo intorno a queste sfide. Punto 1. Evita di spettegolare, focalizza le tue energie su di te. Guardate caso, perché tutte le persone che sparlano degli altri, vedono il negativo degli altri, poi alla fine non hanno mai fatto nulla di costruttivo? Io non ho mai visto un uomo, una donna di successo spettegolare, mai, perché sono talmente prese a focalizzare tutta l'energia che hanno all'interno di loro stessi su quello che stanno facendo, che non pensano neanche lontanamente di disperdere un grammo della loro energia a giudicare gli altri. Imparate veramente a costruire voi stessi. Se vedete qualcuno che vi circonda, che spettegola, che è solito sparlare, allontanatelo. Che realmente vi potenzia una persona che vi aiuta a guardare sempre dentro di voi. Non importa l'esterno, voi pensate a far bene. Quello che fanno gli altri è solo una dispersione di energia, ok? Quindi non giudicare gli altri. La seconda è abbastanza correlata con la prima. Terzo step, ogni volta che vi sorprendete a criticare una persona, fermatevi, dite: ehi, sto criticando questa persona. È spontaneo, perché l'uomo è un animale che crea giudizio, è un animale di associazione, è un animale che crea giudizio. Perché nasce il giudizio? Perché l'uomo è solito a vedere le cose e interpretarle sulla base del proprio personalissimo filtro, il proprio mindset, e quindi di conseguenza tutto quello che vede che è diverso rispetto al proprio modo d'essere lo giudica molte volte anche come sbagliato, ok? Quando ci capita questo, vi fermate e provate a fare 3 complimenti. Quindi, se vi trovate lì a dire: questa mia collega si è comportata così, 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 perché può capitare, siamo umani, va bene, ci fermiamo e la sfida è quella di dire: faccio 3 complimenti a questa persona, ma glieli faccio davvero. Quindi quando torno in ufficio dico: hai proprio dei begli occhi, no, sei stata brava in questa presentazione, complimenti. Ma fatelo col cuore,
trovate tra aspetti che realmente vedete negli altri. Iniziate a fare questo e credetemi che quello che voi fate agli altri vi ritorna dietro come un boomerang, ok? Date positività, vi torna indietro positività. Pensate al negativo negli altri e troverete il marcio in quello che voi avete. Quindi questa è un'attitudine mentale che realmente vi cambia tantissimo. Quarta sfida, sostituisci le lamentele con tre proposte di soluzione. Quindi quando vi trovate lì magari un po' a lamentarvi, a piagnucolare, a me capitava tantissimo ai superiori con i miei genitori, io da brava perfezionista mi trovavo il giorno prima della verifica e dicevo no, non sono all'altezza, non ho studiato questa pagina. Mi ricordo sempre che i miei genitori mi hanno detto ok Alice, stop, ti sei sfogata, ok, un bel pianto da brava donna emotiva come sono. Ora, qual è la soluzione? Soluzioni? Cosa fai? Domani hai il compito. Vuoi studiare? Preferisci dormire, riposarti? Trova le soluzioni. Ecco, in tutti quei momenti cupi in cui non vedete una via d'uscita, ok, ci sta lo sfogo, ci sta, ma poi tre soluzioni. Studio, approfondisco questo argomento, cerco di stupire il professore con quest'altra cosa che ho studiato in più. Soluzioni. Basta pensare ai problemi. Nulla vi porta a pensare ai problemi. Vi stravolge l'esito dei risultati pensare alla soluzione. Quinto aspetto, sostituite almeno un pensiero negativo con uno positivo. Quindi quando vi arriva, adesso un obiettivo forse tra le 5 challenge, questa è quella più facile, non fate solo questa ragazzi, perché questa è più facile. Quando vi arriva un pensiero negativo, che sia al mattino, che sia alla sera, fate lo switch, ok? Quindi penso a una cosa negativa, la tramuto in qualcosa di positivo, ok? Quindi queste 5 sfide vi aiutano a forgiare la vostra mente. È sempre correlato il pensiero positivo, mi piace includervi l'aspetto della biochimica del mindset, che è un po' quello che vi ho già dato prima, quindi il fatto di dirvi che da un'emozione nascono delle reazioni fisiche, quindi dall'immateriale nasce la materia, e questo dà una dimostrazione molto importante che porta a un avanzamento della scienza notevole. Si parla quindi di biochimica del mindset quando si nota proprio a livello fisiologico del corpo che c'è una correlazione molto stretta tra il livello e la qualità dei pensieri dell'individuo e il sistema immunitario. Perché le persone stressate si ammalano di più? Perché le persone che hanno avuto un dispiacere poi rischiano di avere l'influenza, stare male, avere delle malattie? Perché il pensiero negativo a livello ormonale scatena degli effetti corporei di indebolimento. Invece il pensiero positivo, come abbiamo visto prima, con gli strumenti che abbiamo visto prima, è dimostrato che rilascia degli ormoni a livello di endorfine che potenziano il nostro corpo. Ecco perché quando noi pensiamo qualcosa di positivo prima di un evento importante, il nostro corpo è carico di adrenalina, di endorfine e spesso ci va bene. Quindi prima di un esame, per esempio, se noi pensiamo al negativo, molto spesso e molto probabilmente arriveremo lì a quell'esame con l'incapacità di essere performanti. Se invece noi pensiamo positivo, pensiamo a cose che ci piacciono, rilasciamo degli ormoni che a livello biochimico portano il nostro corpo a essere molto più forte, performante e protettivo dal punto di vista del sistema immunitario. Quindi questo vi fa capire le infinite correlazioni che il mindset può avere anche sul fisico. Ecco perché il fitness olistico, secondo me, è l'approccio re al fitness, al benessere dell'uomo, perché realmente contempla ogni sfumatura del benessere della persona. Quindi, il modo in cui noi decidiamo di affrontare le situazioni che accadono dipende solo da noi. Siamo noi artefici del destino e quindi, per aiutarci a mantenere una mente forte e motivata, dobbiamo autoaffermare quello che noi pensiamo. Quindi, quali sono delle altre frasi che potete tenervi? Quindi tutte queste frasi potenzianti tenetevele e ripronunciatevele. Sono un'infinità di esempi di frasi che con programmazione neurolinguistica riprogrammano il vostro subconscio. Non sono frasi buttate a caso, ragazze, hanno dietro un lavoro di programmazione neurolinguistica, PNL. Non rinuncio ai miei sogni, non importa quante volte cado, io mi rialzo sempre. Quando tutto sembra andare storto, accadono cose buone che non sarebbero accadute se tutto avesse funzionato per il verso giusto. 3. Non ho paura del cambiamento, arriverà il meglio. I sogni sono bellissimi, ma preferisco svegliarmi al mattino e combattere per realizzarli. Poi ragazze, vi do questa sfida, scrivete la vostra frase preferita sul gruppo Facebook. Fatemela sapere, scegliete una di queste frasi, poi riavrete le slide, ok? Mi dite qual è la vostra preferita. 5. Il destino non è una questione di fortuna, ma di scelta. Conquisto quello che voglio con le mie azioni quotidiane. 6.
Mi sforzo di pensare a 5 cose positive ogni mattina al risveglio, che più che un'autoaffermazione è un impegno che prendo con me stessa. 7. Il miglior modo per conquistare autostima è fare a piccoli passi quello che mi fa paura e che non penso faccia per me. Questo è rivoluzionario, ragazze. Andate oltre la vostra comfort zone. Non esagerando, perché poi arrivano le bastonate, ma un passo oltre. È proprio facendo un leggero passo oltre che riuscite a superare quella sfida e acquisire ancora più autostima. 8. Termino sempre la giornata con un pensiero positivo. Non importa quanto sia stato difficile oggi, ho gli occhi verso l'obiettivo e accetto i miei alti e bassi. Scegliete voi questa frase, quella che preferite, quella che per voi è più significativa, e dai, scrivetela sul gruppo, in modo tale che abbia un potere ancora più grande all'interno della vostra vita. E vi faccio l'esempio di due candidati, questo mi è piaciuto tantissimo. È un tipico esempio dedicato all'assunzione. Sapete che chi assume le persone, quindi chi si occupa di assunzione, Human Resources, HR, studia molto programmazione neurolinguistica, studia molto il linguaggio del corpo, studia molto il carattere, la psicologia delle persone. Secondo voi, su due candidate, una che è insicura, una che non è propositiva, una che ha paura di non essere all'altezza, e una ragazza che magari non ha più competenze dell'altra, ma è sicura, è allegra, è positiva, si presenta al colloquio con un sorriso, con le spalle larghe, di chi ha sicurezza nei confronti di se stessa, nella capacità di uscire anche dalle difficoltà. Chi assume la care? La seconda ragazza. Quindi questo indirettamente vi fa capire che a parità di competenze, anzi con qualche competenza in meno, con un'attitudine mentale, andiamo a ricreare un atteggiamento emotivo che sugli altri suscita reazioni totalmente diverse. La prima ragazza manco viene considerata, viene scartata, sembra che non abbia neanche valore. La seconda ragazza, magari con un po' meno di competenze, con un atteggiamento più positivo e propositivo, conquista il successo. Ok? Quindi questo vi fa capire che conta poco la mera azione del dire, del studiare o il curriculum vitae lunghissimo. Tutto parte dal mindset. È inutile, possiamo buttare al fumo anni di studio, anni di preparazione, semplicemente con un'attitudine mentale sbagliata. Ok? Quindi questo illumina tantissimo le potenzialità di successo che noi abbiamo. 6° aspetto, e ci avviciniamo alla conclusione. Come eliminare le vecchie abitudini? Quindi abbiamo capito come riformantare la nostra mentalità, adesso dobbiamo fare un po' gli spazzini di quello che è stato. Quindi qual è l'abitudine sbagliata regina? Quella più grande, la procrastinazione, quindi rimandare a domani. La non azione è uno dei peccati più grandi che noi possiamo commettere quando vogliamo ottenere successo, ok? Quindi andiamo a vedere fin da subito quali sono le regole, gli esercizi da praticare per migliorare fin da subito la vostra efficienza e produttività e quindi come raggiungere quanto prima i risultati che desiderate. Punto 1, suddividete l'attività in passaggi più piccoli. Noi tendiamo a mollare quando vediamo il percorso come troppo lungo. Tipico esempio, a me piace nelle gare di corsa perché l'ho vissuto io personalmente nelle gare di resistenza, quando io ho fatto Last Woman Standing, quindi a una gara che va avanti fino a quando l'ultima donna rimane in piedi, quindi potenzialmente dura ore, nel mio caso è durata 6 ore. Quando io ho iniziato, se avessi dovuto pensare, mamma mia, sto qui 6 ore a fare High Intensity Challenge, quindi fare allenamenti ad alta intensità, non avrei neanche iniziato perché mi sarei fatta prendere dalla paura. Io invece mi sono focalizzata a resistere per i primi 15 minuti, poi dopo i 15 minuti i prossimi 15, poi i 15 dopo, i 15 dopo, e lì ho fatto 5 ore, 6 ore, 7 ore, ma dopo aver pensato al micro obiettivo. Quindi suddividete sempre gli obiettivi che volete raggiungere in micro obiettivi. Dovete correre la mezza maratona? Correte per i primi 2 chilometri, poi per i 5, poi per i 10, poi per i 15 e poi arriviamo ai 21. Ma è tutta una questione di suddividere gli step con cui arrivate alla meta. Allo stesso modo, quando si va a camminare in montagna, da brava montanara, origine valdostana, quando si scala una vetta, cosa si fa? Si trovano i rifugi intermedi, i momenti in cui rifiatiamo, beviamo l'acqua, mangiamo, ok? Configurate i micro step che vi portano alla meta. Non vedete la meta, l'obiettivo ultimo, come un obiettivo da raggiungere tutto d'un fiato. Ecco perché i personal trainer che vi dicono ok, dovete perdere 10 kg, dai, perdiamo questi 10 kg, sbagliano. L'obiettivo primario è stare bene.
Secondo obiettivo, perdiamo i primi 2 chili. Terzo obiettivo, vediamoci meglio davanti allo specchio, chiariamo massa muscolare. Creare micro step, quindi accerchiatevi di persone che sanno vedere in voi, sanno consigliarvi i micro step. Questo è rivoluzionario per non mollare. Modificate l'ambiente, quindi se vedete che non siete produttive in un determinato tipo di ambiente, provate a cambiarlo. Esempio, per me, nel mio caso, mi sono trovata nella mia carriera da studentessa ad essere annebbiata dallo studiare in casa, perché ero praticamente in casa 24 ore su 24, perché appunto ero giunta alla fine dei miei studi e quindi non avevo più lezioni in aula. Ho visto che questo mi creava annebbiamento mentale, semplicemente andando a studiare in biblioteca oppure in caffetteria, vedevo che in un'ora ero 1000 volte più produttiva. Allo stesso modo, vediamolo nell'ottica del cibo. Se quando sono sola in casa mi viene da mangiarmi pacchi di biscotti per fame nervosa, cambiamo ambiente, andiamo in caffetteria. Di certo in caffetteria non mi viene da dire signora, mi dia tutte quante le brioche, una decina. Di certo non ci viene. Okay? Quindi riusciamo a essere molto più razionali. Quindi cambiando l'ambiente in quel caso può essere determinante per cambiare anche la nostra abitudine, le nostre azioni e reazioni. Datevi delle tempistiche, quindi creare delle tempistiche precise con delle scadenze, quindi dire ok, raggiungo questo micro obiettivo tra 10 giorni, create delle scadenze naturalmente fattibili, quindi non impossibili, e cercatevi di dare la scadenza 24 ore prima, in modo tale che possiate rifiatare e contemplare anche qualche imprevisto. Quindi vedete che molto anche di quello che riguarda il successo è dato dalla programmazione. È uno dei punti chiave che appunto è stato visto nella vita delle persone di successo, quindi mentalità positiva, la capacità di riuscire ad avere pensieri positivi, ma poi anche la programmazione. Quindi programmate quello che volete fare, quello che volete raggiungere. Altri consigli, eliminate quindi le distrazioni, quando dovete fare un qualcosa date il massimo di voi stesse, non conta la quantità di ore che noi dedichiamo a un obiettivo, ma la qualità del nostro tempo. Cercate di ritrovarvi con persone che vi ispirano. Ecco perché Alice ha creato delle community su Facebook. Perché fa questo? Per darvi le chiavi in mano del successo, trovare delle persone che la pensano come voi, che vogliono lo stesso della vita. Se voi siete qui, ragazze, è perché sapete di meritare molto dalla vita e che quindi con le vostre azioni realmente potete conquistare questo. Fantastico! Tutte le super donne, e guardatevi negli occhi qui su Zoom. Hanno lo stesso obiettivo, quindi siete in un'atmosfera protetta in cui tutte la pensano come voi. Non c'è un ambiente depotenziante come là fuori in cui si dice investo su di me, ah, che vanitoso, ah, ma vuoi dimagrire, ma cosa stai facendo? Qui è un ambiente protetto di persone che sanno quello che voi volete, perché lo provano in prima persona. Condividi i tuoi obiettivi, pianifica la tua lista di cose da fare la sera prima, quindi oltre a condividere i vostri obiettivi e quello che io vi ho invitato a fare anche all'interno della community, fatelo, 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 perché risulta essere estremamente importante autodichiarare di avere un obiettivo, questo ci crea un impegno implicito mentale, e poi pianificate la vostra lista di cose da fare la sera prima, quindi il programmare. Non è di persone che sono eccessivamente meccaniche, che vogliono prevedere tutto, ma è semplicemente di persone che vogliono dare le proprie priorità. Create le ABC task, a me piace farlo tantissimo, quindi prendo un foglio e segno A, B e C. Sotto A, B e C creo 3 colonne, sotto l'A metto le azioni di massima priorità, di massima urgenza, che dipendono dal mio stare bene, investire su me stessa, sulla mia salute, B, quelle di minor priorità e C, quelle non essenziali che potrei nel caso lasciare. 7. Andiamo sempre a vedere nel punto 7 quali sono gli errori che noi possiamo compiere, sprecare il tempo, incapacità di riconoscere le opportunità. Quindi tutto questo avviene se noi procrastiniamo. Impossibilità di raggiungere obiettivi, diminuzione dell'autostima, scarsa capacità decisionale, quindi tendenza a temporeggiare. Quanto più sono una persona che procrastina, quindi tende a rimandare, quanto meno io sarò in grado di decidere oggi per il domani, perché sono una persona che da sempre ha rimandato, quindi continuerò a farlo, a ripeterlo. Quanto più io faccio una cosa e la ripeto nel tempo, tanto più questo si insinua all'interno delle mie azioni, del mio istinto. Danneggiamento della reputazione. Rischi per la salute, quindi il rischio anche di diventare pigra, letargica, stressata, depressa. Molte persone che sviluppano la depressione o sviluppano livelli di stress importanti hanno dimostrato essere delle persone che hanno perso fiducia in loro stesse e in quanto questa assenza di fiducia è stata capace proprio di
bloccare queste persone dal svolgere qualsiasi tipo di attività, di scelta. Quindi quanto più noi programmiamo, quanto più abbiamo gli obiettivi chiari, quanto più abbiamo una mentalità positiva, come abbiamo visto prima, orientata a quello che vogliamo ottenere, quanto più noi ci svegliamo al mattino con un'idea chiara di quello che vogliamo ottenere, di quello che dobbiamo fare, quando dobbiamo farlo e i nostri spazi di ricarica, per non permettere mai alle nostre energie di abbassarsi talmente tanto da rovinare la nostra giornata e quella di chi ci circonda. Quindi la fiducia in voi stesse si crea sulla base di questi aspetti, col pensiero positivo, con l'autodisciplina, perché questo indirettamente vi porterà al successo, ed è utile per affrontare le difficoltà, mantenere sempre un atteggiamento mentale positivo, valorizzarci per quello che siamo. Dal momento in cui noi riusciamo a vedere il bello che c'è in noi, lo vedranno anche gli altri. Fino a quando noi non riusciamo a vedere il bello che c'è in noi, gli altri non noteranno assolutamente nulla. È come l'esempio che abbiamo visto prima nei due candidati. Se non vi date voi valore per prime, nessuno ve lo riconoscerà. Avere autostima vi aiuterà anche a difendervi e farvi valere. Se una persona insinua che voi non avete valore, voi a testa alta gli mostrate la dura verità. Altrimenti rischiate di essere un cane bastonato che accetta le critiche degli altri. Invece riconoscete il vostro valore, orientate la vostra mente verso il positivo che avete, perché ce l'avete, e fate valere la persona che siete. E soprattutto accettatevi, sì, ma miglioratevi sapendo di meritare sempre e comunque di meglio, ok? In linea con le affermazioni che ci siamo dette prima. Come migliorare quindi la vostra fiducia? In 7 step cardine che vi invito appunto a ripetere nella vostra quotidianità per potenziare ulteriormente quello che abbiamo impostato prima. Sorridete, questo indirettamente influisce sul vostro umore. Quando siete arrabbiate, provate a sorridere e vedete se riuscite a insultare una persona col sorriso. Non vi viene, ragazzi, è impossibile. Mentre sorridete non riuscite in alcun modo ad avere un approccio negativo verso gli altri. Questo appunto per una questione fisiologica, biochimica, correlata ad abitudini che noi abbiamo da quando siamo piccoli. Noi siamo abituati che quando sorridiamo il nostro cervello innesca pensieri positivi, quindi automaticamente con un gesto volontario riusciamo davvero a dare una linea di stop ai pensieri depotenzianti e iniziare quelli positivi. Quindi provate a sorridere sforzandovi e credetemi, ragazze, che cambierete totalmente il mondo. Io non ci credevo, ci ho provato in un momento di rabbia, effettivamente era più difficile sfogarsi. 2. Non dare nulla per scontato, quindi imparate a celebrare i vostri successi. Se non siete voi a farlo, nessuno lo farà al posto vostro. Non aspettate che arrivi a turno una persona all'interno della vostra vita a celebrarvi per quello che avete fatto. Siate voi le prime portavoci dei vostri successi, piccoli e grandi nella quotidianità. Non date nulla per scontato. Oggi avete fatto un pasto fit, avete seguito una delle ricette di Alice. Cavoli, quanto sono stata brava! Sbandieratelo al 420, scrivetelo nel gruppo. Ragazze, io oggi ho preparato una ricetta fit, potevo mangiare junk food e invece ho mangiato bene, guardate che brava che sono. Datevi valore, non vi dico di vantarvi in senso positivo, ma il punto 3 vuole proprio incitarvi al darvi arie, perché giustamente avete valore. Quindi non è che andiamo a creare fumo sull'inesistente, ma andiamo a dar valore a quello che noi facciamo, che assolutamente non è scontato. Ho fatto un allenamento, ho fatto 4 round, potevo non allenarmi e invece l'ho fatto. Imparate a dar valore a quello che voi fate. Se lo iniziate a fare voi, inizieranno a farlo anche gli altri. La vostra vita cambia da così a così. Vedrete che dal momento in cui iniziano a farlo anche gli altri, la vostra autostima aumenta. Più la vostra autostima è alta, quanto più vi date valore, quanto più ve lo danno gli altri, e la vostra vita diventa un successo, un capolavoro unico. Ok? Sembra assurdo, ragazze, ma per quanto sembri semplice, se incontrate qualcuno per strada, tolte le persone di estremo successo, nessuno fa questo, nessuno lo conosce, ragazze, nessuno gli dà importanza. Invece queste azioni sono di una semplicità tale che veramente il successo è alla portata di tutti, ma nessuno lo fa, lo fanno solo pochi. Quindi prendete veramente questo come delle perle, perché possono cambiare le vostre giornate. Fate 3 elenchi. Quello che apprezzate di voi, i vostri punti di forza e i risultati che avete raggiunto. Questo vi aiuterà quando avete bisogno ad avere dei punti di forza. Nel caso, se non riuscite a farlo all'inizio, quando magari siamo delle persone più insicure, risulterà difficile mettere i punti che noi apprezziamo, i nostri punti di forza, i risultati che abbiamo raggiunto. Quindi in queste 3 colonne magari sedetevi insieme alla vostra famiglia, dei vostri amici cari fidati, e stilate dei punti. Quando siete insicure, quando pensate di non essere all'altezza, rileggete questi punti e dite: ah, però
ma io non parto da zero, non è che proprio sono una schifezza, parto dal nulla, guardate che quali sono le mie doti, quali sono i miei punti di forza, guardate che risultati ho raggiunto, fate leva su quelli, perché sono il trampolino di lancio per traguardi sempre più alti, ok? Quindi presentarvi come le due candidate, come quella col sorriso che si siede lì al tavolo con quel savoir-faire che conquista tutti, anche se magari non ha le competenze. Questo è il segreto. Settimo punto, non confrontarti con nessuno, sentiti unica e focalizzati solo nell'essere la migliore versione di te. Quando noi falliamo, quando ci paragoniamo agli altri, possiamo essere uguali a un'altra persona? No, impossibile. Abbiamo un valore unico, donato dalla vita, la nostra unicità. Nel momento in cui noi ci imponiamo di avere il glutei come Tizio Caio, noi ci sentiremo degli eterni insoddisfatti, perché anche se noi raggiungiamo quell'obiettivo saremo sempre la brutta copia di... Quando è che una persona diventa di successo? Quando crea unicità e valore intorno alle sue single peculiarità. Quindi distinguete le vostre peculiarità, oggi andate a dormire tranquille, non se avete fatto un gradino nella direzione di essere come quella persona, ma se avete fatto un gradino, un miglio extra, nella direzione di diventare una versione migliore rispetto a quella vostra di ieri. Ok, dal momento in cui togliete il confronto, la necessità di confronto, di essere come un'altra persona, avere necessariamente quel bisogno di assomigliare a qualcuno, voi vi toglierete le catene che appesantiscono le vostre giornate e non vi fanno mai sentire all'altezza. Togliete tantissime insicurezze dal momento in cui pensate solo a voi, ok? E questo in parte nasce anche già solo dal fatto di non criticare, non guardare gli altri, guardare solo il proprio. Questo vi cambia letteralmente il modo di confrontarvi con gli altri, con la vita. Quali sono le caratteristiche delle persone di successo? Giungiamo alla fine, quindi questa è una somma, un riassunto ultimo di quelle azioni determinanti che, ragazzi, io vi invito a fare realmente per dar valore indiscusso alla vostra vita e avviare una vera e propria trasformazione. Le persone di successo sono fiduciose nella propria forza e capacità di affrontare le difficoltà tramite l'applicazione pratica delle tecniche del pensiero positivo e dell'autostima. Secondo punto, si assumono la responsabilità delle proprie azioni e sanno di essere totalmente responsabili delle proprie emozioni e del proprio destino. Cercano sempre di migliorarsi e uscire dalla propria zona di comfort, quindi fare quel passo oltre. Riflettono sui fallimenti con uno stato d'animo positivo, stabiliscono ed organizzano obiettivi fiduciosi di potersi migliorare sempre. Trattano il tempo come un bene prezioso, quindi non perdono tempo, e conoscono gli strumenti per non procrastinare, quindi la bici task, quello che noi abbiamo visto prima. Si ascoltano, non nascondono le proprie emozioni. In questo aspetto è molto bello creare un diario, quindi svegliarvi il mattino e lasciar fluire le vostre emozioni senza pensare all'ortografia. Questo vi aiuta a conoscervi meglio e imparare a conoscere le vostre debolezze. Quindi segnatevi questi punti, ragazzi, che sono fondamentali. Questi devono essere come una vostra to-do list che vi aiuta ogni giorno a dire faccio uno step in più e cerco oggi di raggiungere questo tipo di traguardo. Ok? Oppure investono in loro stesse e fanno di tutto per vivere la migliore versione di loro stesse. Si prendono cura del proprio corpo e della propria salute perché riconoscono che questo è il caposaldo del successo. Non smettono mai di imparare, si accerchiano di coach e punti di riferimento. Quindi l'obiettivo primario deve essere quello di avere una persona, una linea guida che ci aiuti a diventare ogni giorno, riscoprire la migliore versione di noi stesse, ci aiuti ad imparare strumenti che magari noi non possediamo e si accerchiano di un ambiente positivo. E ultimo punto, ragazze, e poi andiamo allo step finale. Allora, come impostare i vostri obiettivi ed iniziare la strada verso il successo? Andiamo a vedere quali sono gli ultimi step per creare la nuova versione di voi stesse. Step numero uno, i tuoi obiettivi, i tuoi valori devono essere allineati. Inutile intraprendere delle azioni che poi vi portano ad essere in conflittualità con quello che volete ottenere. Se mi dicono al supporto che ci sono delle strisce, ma dopo usciamo e poi rientriamo, perché evidentemente c'è qualcuno che ha disegnato nella lavagna digitale. Però ragazze, queste slide ce le avete poi pulite. Dopo rientriamo e usciamo, così togliamo queste strisce. Ok, quindi gli obiettivi e i valori devono essere allineati. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho il valore indiscusso della famiglia e mi trovo di fronte a un'opportunità che va contro questa tipologia di valore,
non riuscirò mai a dare tutte le mie energie nell'ottica di quell'obiettivo. Quindi fate una lista di quelli che sono i vostri valori inviolabili e prima di intraprendere qualsiasi percorso domandatevi: è in linea con i miei valori? Questa è la chiave per poi avere quella forza propulsrice che ti porta realmente a dare tutta te stessa per ottenere quel traguardo. Secondo, gli obiettivi devono essere pianificati, quindi utilizzate gli strumenti che abbiamo visto questa sera, di ABC Task, programmazione la sera prima. Terzo, condividi gli obiettivi con una persona o un coach che sia capace di tenerti motivato, quindi non condividete gli obiettivi a persone che magari non sono in grado di capirli, che possono costituire per voi un ambiente negativo, condivideteli all'interno della nostra community, lì ci saranno sempre persone in linea con quello che voi volete ottenere e sappiate che trovate sempre in me una coach capace di trovare quei micro obiettivi che vi aiutano a rimanere motivate, a riconoscere il valore che vi portate realmente dentro. Quarto step, ricordate sempre il perché ultimo dietro ad ogni obiettivo. Per quello che ci siamo detti prima, per il meccanismo di azione, ricompensa. Nessuno fa qualcosa per nulla, quindi ricordatevi sempre del fine ultimo. Perché io ho iniziato questa azione? Qual è il mio ultimo beneficio? Solo lì io sarò in grado di performare al massimo delle mie capacità. Quinto aspetto. Tieni intorno a te un ambiente potenziante, quindi allontana le relazioni tossiche, a costo di un primo momento di provare dispiacere, ma tu lo fai per tutelare la tua energia e il tuo successo. Sii costante, contempla gli alti e bassi, quindi non vuol dire se sono una persona di successo non avere alti e bassi. Io divento una persona di successo quando mi accetto, so di averli, ma nonostante tutto rinasco dalle mie ceneri come una fenice, trovo la soluzione e vado oltre. Settimo e penultimo punto, prenditi cura di te e della tua energia. Conosci il valore della tua energia, conosci il valore di prenderti cura di te con esercizi di mindset, un'alimentazione sana, con esercizi che ti fanno sentire viva. Tutto quello che costituisce una ricarica per mente e corpo, tienitelo stretto, perché è la credenziale numero uno, è un po' come il motore della macchina per dirigerti verso gli obiettivi che sogni. Se non fai questo, tutto quanto decade. Quindi da lì attribuirai come a task tutto quello che riguarda il tuo benessere psico-emotivo, tutto quello che riguarda la cura del tuo corpo e della tua mente. Ottavo e ultimo punto, prima di iniziare qualsiasi percorso, domandati se la futura te ti ringrazierà per questo. Questo ti dà già una chiave di lettura se quello che stai facendo è bene o male. Quante volte vi è capitato di dire inizio questo percorso oppure no? Domandati semplicemente se la te futura ti ringrazierà per questo. Quindi questi ragazzi sono i segreti per iniziare a imbastire un vero e proprio percorso di trasformazione interiore ed esteriore. Terminata questa live vi invito a condividere la frase potenziante che più vi ha stupito, vi invito a condividere la frase regina, ovvero tocca a me scegliere se ottenere successo oppure no, quindi le mie azioni determinano il mio futuro, quello che scegliete oggi determina il vostro futuro. Scrivetelo chiaro sulla community perché questo va a testare ulteriormente il vostro immenso potere, la vostra bacchetta magica che questa sera abbiamo acceso, che se direzionata nella giusta direzione vi aiuterà a ottenere quello che non avete mai avuto. Questi sono piccoli esercizi che nessuno fa, solo le persone di successo fanno e che segnano la differenza tra chi ha successo e chi no. Quindi questo vi permette di nascere nella migliore versione di voi stesse. Pensate invece al prezzo nel scegliere di non investire nel mindset, quindi non fare questi esercizi, dire una perdita di tempo, sono tutte cavolate. Tendenzialmente la media delle persone non ha successo perché pensa proprio questo, dice oh ma sono tutte cavolate, ah, non ho tempo di leggere queste frasi, fare questi esercizi che non servono a nulla. Ma scherzate, alla fine ci sono studi, montagne di studi che dimostrano che questi semplici esercizi che non fa nessuno permettono a quei pochi che li fanno di trasformare la propria vita. Quindi tramite questi esercizi sarete in grado di dire addio a insicurezze, paure, instabilità emotiva, solitudine, insoddisfazione e malessere. Quindi il cambiamento non avviene in un giorno, provo a uscire a rientrare in modo tale da interrompere queste linee gialle che sono fastidiose. Ok, vado di nuovo in condivisione dello schermo, così vediamo se riusciamo a togliere le lineette gialle. Ok, ci siamo, perfetto. Benissimo. Ok, quindi il cambiamento non avviene in un giorno, questo lo si sa, ma credetemi che se iniziate già oggi a imbastire questa tipologia di lavoro, fra qualche giorno mi scriverete Alice, è cambiato questo nella mia vita. Alice, mi è successa questa cosa bellissima, come per magia.
provate per credere, ragazzi, aspetto sulla community i vostri post, ok? Però fatelo, datemi solo una garanzia, ci provate, credetemi che non rimpiangerete mai questo tentativo. Quindi, immaginatevi sicure, forti, ad affrontare ogni singola difficoltà, sempre piene di energie, nonostante i mille impegni. Immaginatevi come un magnete pieno di carisma per gli altri e una vincitrice in tutto quello che desideri. Ragazzi, come vi sentireste ad essere così? Scrivetelo in chat, come vi sentireste ad essere forti ad affrontare ogni difficoltà, piene di energie, carismatiche per gli altri, essere un magnete per tutte le persone che vi circondano? Che emozioni evoca tutto questo? Come vi fa sentire essere così? Quali sono quelle emozioni che se chiudete gli occhi provate nell'essere in questo modo? Scrivetemelo in chat, che bello confrontarsi. Sicuramente questo crea una nuova versione di te stesso. E mi piace lasciarvi con una metafora. Il mindset è come una lotta tra due lupi. Un lupo è quello dell'insicurezza, della paura, del cambiamento e delle scuse, della solitudine, dell'autocommiserazione. Quindi quel lupo che ci porta ad autocommiserarci, a dire che è colpa della vita, che è la colpa del nostro ambiente, che noi non possiamo cambiare, che ci porta allo stallo, al non cambiamento. Il secondo lupo del nostro mindset è invece un lupo affamato di successo, di rivincita, pronto a fare di tutto ogni giorno per conquistare quello che merita. Lasciatemi dire, ragazze, che entrambi i lupi esistono all'interno della nostra mente. Non c'è una persona che è solo un lupo o solo l'altro. Entrambi i lupi sono in eterna lotta. Ma sapete, ragazze, chi vince? Quello a cui date da mangiare ogni giorno. Quindi fate questi esercizi e nutrirete il lupo del successo, nutrirete il lupo che ha fame di andare lì fuori e prendersi quello che merita. Fare esercizi di mindset è la chiave di lettura di una vita alla linea, in linea con il vostro potenziale. Quindi, ragazze, questo per dirvi che col mindset potete trasformare letteralmente la vostra vita. È uno dei capisaldi del fitness olistico che va in linea con un percorso di trasformazione fisica e mentale. Questo naturalmente è un'infarinatura, ragazze. Ci vogliono esercizi quotidiani ben studiati. Naturalmente avere una guida può essere importante perché capita a tutti di perdersi, quindi è importante avere un punto di riferimento. Ed è per questa ragione, ragazze, che vi propongo la 5 Minute Challenge. Questa sfida io l'ho creata in linea con gli obiettivi di mindset, magari qualcuno all'ascolto l'ha già provato, fatemi sapere se l'avete già provata. Questa è la challenge regina di 30 giorni, quindi che vi permette già di bypassare il limite dei 21 giorni, che è quello che porta a creare un'abitudine, che partendo da zero vi aiuta a creare i vostri obiettivi, vi aiuta ad essere resilienti, vi aiuta a fare gli switch mentali corretti e vi aiuta passo dopo passo a essere in linea col successo che vi meritate. Quindi sono esercizi pratici di 5 minuti che potete fare al mattino al risveglio. Io voglio che tutte quante voi ce lo abbiate, quindi ho preparato per voi una sorpresa esclusiva, ok? Qui interrompo la condivisione per parlarvi di questo. Se mi scrivete su info@riceveglio.com, anche se non fate parte del mio programma completo, ho preparato un'offerta limitata per voi per avere anche la 5 Minute Challenge, quindi mettere in pratica per 30 giorni e vivere con me questo percorso di rinascita del mindset. Quindi alla luce di tutto quello che abbiamo studiato questa sera all'interno della 5 Minute Challenge trovate un'applicazione pratica. Se volete appunto accedere a questa promozione mi scrivete su info@riceveglio.com e vi spiego tutti quanti i dettagli. In tutti i casi, ragazze, io vi invito a provare gli esercizi che abbiamo visto insieme questa sera, scrivere, pubblicare sulla community la vostra frase potenziante e naturalmente in caso di dubbi in itinere nel praticare questa routine mi scrivete, sapete che sempre troverete in me una coach pronta a motivarvi ad essere al vostro fianco in questo percorso di rinascita. Spero che questa live vi sia piaciuta, adesso passo alle domande. Vi ricordo che questa promozione è legata alla 5 Minute Challenge con tanto di sorpresa, ve la svelo se mi scrivete in privato su info@riceveglio.com e attiva fino a domani sera, quindi per 24 ore, fino a domani sera a mezzanotte, ok? Quindi tutti i messaggi fino a domani sera a mezzanotte avranno diritto a questa promozione. Ok, benissimo, vediamo i commenti. Fantastico, vedo che vi salutate. Allora Alice, le slide le trovi all'interno della Rebirth Challenge, quindi vi basta cliccare sulla giornata, adesso siamo nella giornata 4 e trovate in basso sotto il replay di questa diretta che appunto sarà caricato subito dopo appena terminata questa live, troverete appunto le slide che io ho preparato questa sera, tutte quante, non escludo nessuna.
Grande Eugenia, mindset, modalità di pensare le proprie convinzioni. Giustissimo. Alice, nulla per me, è un orario impossibile, spero di poter vedere la registrazione. Due bambini che si devono lavare, urlano e piangono perché non vogliono fare la doccia, hanno fame e litigano. Puoi immaginarti il caos che ho in casa, però cercherò di pensare positivo. Ecco ragazze, pensare positivo anche in queste situazioni non vuol dire nascondere l'evidenza, che può essere una situazione frustrante, ma guardare il lato positivo delle cose. Metto nanni i bimbi, mi prendo un momento per me. Ho due bimbi straordinari, ho la fortuna di avere figli, ci sono persone che non possono averceli. Quindi questo vuol dire nutrire il lupo buono, ok? Quindi l'esempio di Alice ci ha aiutato nel fare un primo switch di mindset. Quindi non vuol dire fare i santoni, fare quando tutto il mondo cade a rotoli, ma vuol dire focalizzarsi nell'ottica del problem solving. Quindi i bambini piangono, problem solving, guardo il replay. Quando Alice mi guarderai, ti mando un grande bacio e ti auguro appunto di poterti prendere questo momento per te. Rosanna, bellissima questa preghiera. Alice, sei la nostra Wonder Woman. Grazie di cuore, Rosanna. Sono contenta che ti sia piaciuta quella preghiera. Tenetela e rileggetela. Io me la sono stampata, me la tengo in portafoglio. Una mentalità che adoro è quella Zaitan Ibrahimovic. Ragazzi, non riesco più a parlare. Ibrahimovic, estremamente arrogante, presuntuoso, ma ha la capacità di coinvolgere la squadra e ottenere il meglio da ogni suo compagno. Io non seguo molto il calcio, vi ho fatto l'esempio di Ronaldo, ma perché ho visto appunto un documentario, però è estremamente interessante anche questo caso. Lavorare accanto a persone di questo tipo è estremamente positivo e motivante. Sa cosa vuole e lo raggiunge facendolo raggiungere a chi ha il potenziale per farlo. Esatto, non diventate solo voi persone di estrema forza, ma fate diventare anche le persone che vi circondano. Ecco perché parlo di magnete. Assolutamente sì. Ok, benissimo. Alessandra, grande Alice, sei veramente super e speciale in ciò che sei sproni a fare. Ci racconti, ci fai capire ciò che può essere la nostra vita ogni singolo giorno. Grazie di cuore Alessandra, sono felicissima che ti piaccia questo contenuto. Nicoletta, c'è tanta verità in quello che dici e che io non ho mai pensato, nessuno ti fa imparare tante cose. Grazie mille Alice, grazie di cuore, sono contenta quando appunto ritrovate del valore veramente in queste dirette. Ragazzi, questa settimana ho voluto darvi tutto quello che ho, donarvi il massimo che io possa donare in un'ora e mezza di diretta, il massimo. Molte volte per avere questo tipo di informazioni, da quelle di nutrizione, da quelle di mindset, ci vogliono anni di formazione. Quindi io ho cercato di prendere da anni di formazione il pratico e rinchiudervelo in questa diretta per darvi subito la possibilità, nel minor arco di tempo possibile, di avere i risultati. Quindi questo è il mio desiderio primato, in primario, quindi mi raccomando, aggiornatevi a merena, li applicate. Fantastico, Katia, mi sentirei forte e felice. Nicoletta, se penso mi sento sicura di me e felice. Che meraviglia, credo che sia l'obiettivo umano, no? Primario, essere felice e sicuri di sé. Maria, sono ottimista ma devo fare ancora passi avanti, chiunque li deve fare. Maria Luisa, anch'io devo migliorare dei miei punti deboli. Fantastico, questo vuol dire riconoscere un punto carente e nutrirlo per poterlo migliorare. Maria Luisa, Alice, sei fantastica. Vediamo, ho perso il commento, aiuto. Ok, perfetto. Cercherò di mettere in pratica questi suggerimenti. Assolutamente sì, fatelo ragazze, perché questa sera avete due opzioni: lasciare questa live e dimenticarvi fra qualche giorno di quello che abbiamo fatto, o prendere alla lettera quello che abbiamo fatto, approfondirlo, andare oltre se volete con la 5 minute challenge e investire su voi stesse. Lì notate la differenza, davvero. Quindi avete veramente l'opzione di nutrire il lupo buono. Katia, una domanda, ho perso il collegamento a Bright & Fit, come posso riaccedere? Mi scrivi su info@ricevegli.com e ti aiuto nel dettaglio. Tiziana, sono amata e sostenuta dall'universo, grazie per la tua energia che riesci a muoverci, ci hai commosso. Sono veramente felice ragazze, mi raccomando condividete anche sul gruppo i vostri feedback su questa diretta, mi riempie il cuore, scrivete quello che avete provato in questa diretta, se vi è piaciuta e quali sono state le vostre emozioni. Elisa, non ho capito che succede scrivendo all'indirizzo email, potresti ripeterlo? Assolutamente sì, scrivendo all'indirizzo email potrete scoprire che offerta speciale ho preparato per voi che vi consentirà di avere accesso illimitato alla 5 minute challenge
che è un percorso intensivo di 30 giorni insieme a me, in cui ogni giorno avrete 5 minuti di esercizi, non di più, che vi portano a trasformare il mindset in 30 giorni. Quindi al posto di dovervi riprendere in mano questa diretta, avete già 30 giorni preimpostati con esercizi pratici da applicare che vi aiutano a creare un'abitudine positiva e resettare il mindset con costanza nella durata di 30 giorni. Quindi ci sono io che vi guido. E non è finita qui, perché scrivendomi a info@ricevedio.com, oltre a scoprire come avere la 5 Minute Challenge, potreste avere anche altro. Quindi vi aggiorno via mail in modo tale da potervi raccontare un po' tutto. Fantastico! Non vedo altri commenti, ragazze. Io vi ringrazio infinitamente per questa live bellissima, condivisa. Mi è piaciuto tantissimo potervi vedere anche in video, parlarvi guardandovi negli occhi. Spero che vi sia piaciuta, aspetto i vostri feedback all'interno del gruppo Facebook insieme alla vostra fase potenziante e motivazionale. Vi mando un super bacio e vi auguro una splendida serata. Ciao super donne, ci vediamo domani sera col quinto appuntamento interamente dedicato a fitness olistico. Ah, ragazze, non chiudiamo qui. Voglio fare una sfida, voglio farvi un sondaggio, ecco, mi stavo già dimenticando di questa parte importante. Sareste interessate a prolungare la challenge di una serata? Scrivetemelo in chat. Sareste disponibili a venire anche venerdì? Questo era importantissimo, me lo stavo dimenticando, ragazze, presa dall'impeto, mi stavo dimenticando, ok? Daisy, sì, fatemi sapere se sareste interessate a una serata in più, ovvio, Barbara, fantastico. Bene. Ragazze, se domani sera siete super presenti, super attive, mi scrivete sì anche nei gruppi, organizzo per voi qualcosa di speciale venerdì, condividiamo qualcosa ancora di speciale venerdì, perché mi spiace far finire la rebirth, quindi se siete d'accordo, fantastico, vedo una marea di sì, preparo per voi qualcosa di speciale venerdì in modo tale da non far terminare già domani la rebirth challenge, concludiamo in bellezza venerdì, ok? Quindi scrivetemi sì anche nel gruppo, qua nei commenti, così ci vediamo anche lì. Anche il vostro piano come per diventare la riforma del finanziamento degli oneri generali del sistema, quasi 15 miliardi di euro. Questo significa, ragazzi, un vi ringrazio ancora una volta, mando un super bacio e vi aspetto domani sera. Ciao super donne, buona serata, a presto.